Allora, con mister Luciano Spalletti, perché questa è un'intervista calcistica, il nostro patto è stato questo, io lo rispetterò perché abbiamo preso degli accordi, poi domani farai conferenza stampa e dirai tutto quello che vuoi sul tuo futuro, su quello che è stato l'anno alla Roma dal punto di vista anche, immagino, di altre cose che non diremo oggi, perché oggi invece parliamo di calcio. Con il collega Luciano Spalletti, perché tu, io so, lo sanno tutti, che sì, ti sei vinto il tuo campionato da questa professione che fai, che è l'allenatore dell'ASA, degli Juniores dell'ASA, per cui ti si fanno i complimenti, perché vincere è sempre una materia molto difficile, poco diffusa, per cui quelli che ci riescono sono bravi. Grazie, tu ci sei andato molto vicino quest'anno, avevi detto quando sei arrivato sono venuto per finire il mio lavoro, non l'hai finito? No, finire il mio lavoro, poi diciamo è stato sistemato il discorso e la conclusione poi è stata questa qui, però io sono venuto, come si è già detto, perché la Roma era in un brutto momento, sta attraversando un brutto periodo e si viene a lavorare cercando di ricreare quei presupposti che poi deve avere la Roma, ecco, non abbiamo vinto, ma chi la vuole intendere come una sconfitta questo secondo posto deve sapere che abbiamo lavorato tantissimi anni per raggiungere la sconfitta di ieri. Non è una sconfitta, anzi, devo dire che abbiamo fatto uno straordinario campionato lasciandosi alle spalle un'altra squadra che dal punto di vista del calcio puro è forse la più bella sorpresa di quest'anno. Sono d'accordo, calcio da paradiso, il Napoli ha giocato un calcio da paradiso, da campionato in paradiso, perché quel fraseggio, quella qualità, quella tecnica fatta in velocità, quel capire quando venire tra le linee, andare dietro la linea difensiva, perché poi per accorciarmi hai creato il buco, è una roba bellissima da vedere. Ecco, parleremo ovviamente anche di Napoli in questa intervista. La cosa che volevo chiederti, quando sei arrivato alla Roma, dal punto di vista tattico, immagino che tu avessi una tua idea, come succede a un allenatore che si approccia a una nuova squadra, rispetto a quello che hai trovato poi, era un'idea buona quella che tu avevi o hai dovuto cambiare molto in corso d'opera per trovare la tua squadra? No, è chiaro che l'idea sia, a me piace il 4-2-3-1, però sei partito poi da lì. Sì, no, poi bisogna conoscere il materiale che hai a disposizione, perché subentrando devi essere un po' bravo a fare questo, valuti quello che è la condizione generale, le qualità dei calciatori che riesci a capirle più in profondità, poi avendoci a che fare naturalmente. Vanno considerate anche altre cose, tipo la condizione mentale del calciatore in quel momento lì, perché c'è subito da fare i risultati. Infatti non siamo partiti benissimo poi quando siamo arrivati, perché pareggiamo con il Verona, mi sembra. Sì, come ieri è arrivato da 2 giorni, insomma, lo so. In campo una squadra così. Ma però poi la squadra, il cambiamento a livello psicologico lo subisce subito e di conseguenza il vantaggio del subentro poteva essere subito attuato in funzione dei punti del guadagno, anche perché la squadra che avevamo davanti era una squadra che lo permetteva, senza niente togliere, anzi gli si fanno complimenti al Verona perché ha rivinto il campionato, e soprattutto al mio ex allievo Fabio Pecchia. Tu ne cambiati tanti di sistemi di gioco, sei partito appunto col 4-2-1, ma sei subito passato a questa suggestione della linea 3,5, che aveva, da quanto ho capito, avevi visto anche in Sousa delle cose buone nella sua Fiorentina, che hai elogiato più volte in quel periodo lì l'anno scorso, parlando del fatto di non dare troppi punti di riferimento e di cambiare nel corso della partita, quindi, ed è diventato un po' il tuo marchio di fabbrica, insomma, per tutto, sia l'anno scorso e anche quest'anno, poi ogni tanto spostandoti o a 4 o a 3 in maniera più chiara. Sì, è vero, però l'abbiamo usata anche quella lì, questo 3,5 lui è stato molto bravo, perché è un po' il calcio più vecchio, quando si giocava anche noi, che si aveva il numero 7, il tornante di destra, e a sinistra c'era il fluidificante, il numero 3, che poi rientrava e riformava, perché se il numero 2, che era il centrale di destra, qualche volta stava più stretto vicino al centrale, qualche volta andava a coprire nel buco che il 7, essendo più tornante, lasciava là dietro, insomma. E di conseguenza abbiamo fatto questa
questa sintesi che dei calciatori che stavano un pochettino meglio, che bisognava per forza riprendere confidenza con il gioco, l'anno scorso parlo, e poi venne fuori queste due punte mobili, queste due punte che non davano mai riferimento e che erano brave a venire a fare superiorità nella gestione della palla. La sintesi è che la squadra l'anno scorso era un pochettino più corta, quest'anno non l'abbiamo allungata un pochettino di più, che non vuol dire meglio o peggio, dipende un po' dalle caratteristiche, però è chiaro che nell'allungarla un po' di più, e che è meglio da un punto di vista poi di soluzioni, avendo anche le caratteristiche proprio esatte nella prima punta dello striker, come abbiamo quest'anno su Dzeko, però ti toglie poi quella densità intorno alla palla, esatto. E cosa che il Napoli ha ritrovato proprio con Mertens, perché essendo un tornante non ti dà mai riferimento, è bravo a venirla a prendere sui piedi, e Shaarawy, Salah la vogliono sui piedi perché sono quei calciatori lì che poi ti puntano. In questo accorciare gli spazi poi c'è il problema per la linea difensiva avversaria. Tu so che hai anche delle immagini che grazie al contributo di Simone Beccaccioli, figura importante in questo tuo soggiorno alla Roma. Figura importantissima prima di tutto perché è una persona squisita e poi ha proprio una professionalità di quelle... Il tuo tattico, no? È quello che ci fa tutto, perché poi quando devi presentare la cosa ti dico che è così, ma ti faccio anche vedere che è così. E lui quanto fai vedere i video ai tuoi giocatori? Ma di solito dipende che video, poi 20 minuti, perché prima di ogni partita? C'è un giorno in particolare che scegli per far vedere? Sì, noi se ne fanno due, uno per le palle inattive e uno per la tattica di squadra, e poi se ne fa uno sulla attive, passive e attive, nel senso sì, certo. Di come si comportano gli avversari e di conseguenza poi per prenderci qualche vantaggio, e quello di analisi sulla nostra squadra dopo che ha giocato la partita, quando rientriamo il martedì o il lunedì o il mercoledì, dipende lo spazio che hai. Possiamo cominciare a vedere qualcosa? Se vuoi. Dai. Simone sarà prontissimo sicuramente. Ok, questo è Palermo-Roma. Qui Palermo-Roma mi sembra che Simone abbia voluto fare vedere una preparazione di un'azione, un fraseggio con questo fatto dei giocatori che vengono tutti in tre quarti senza farsi poi risucchiare dalla linea difensiva, come sono marcati debbono venire incontro, quando poi sono venuti troppo corti c'è questo fatto, uno va lungo, uno viene dietro e riallunghi la squadra avversaria, riallunghi gli spazi dove poter giocare, questa qui è la palla che poi diventa sempre difficile valutarla, perché di prima è una palla trasversa. Ora lui ci ha anche guardato, cosa che è un segnale per la linea difensiva, perché se non ci guarda lui, nessuno si aspetta, se lui non dà questa occhiata a vedere se c'è quello che può andare dietro, è meglio perché si rende conto, però dovrebbe essere una sintesi della fotografia fatta precedentemente, se no un segnale anche per la linea difensiva. Se non dai quel segnale alla linea difensiva è meglio, la palla dovrebbe perché arrivare. Perché ora la palla lui la mette dietro la linea e Shaarawy gli ruba il tempo, perché qui poi una frazione di centimetri, di attimi, vedi? Quando sta per colpire palla, stop, vedi che Shaarawy è già pronto per partire e lui vorrebbe fare fuori gioco, per cui gli ruba il tempo e gli va lì dietro, è un passo. È tutta una questione di intesa. No, il mio marchio di Fabbria, il marchio di Fabbria di tutti, perché si lavora sui tempi. La linea difensiva a fare fuori gioco, se viene fatto bene l'attacco allo spazio sull'impatto della palla, come ha fatto Stefan, e diventa difficile, possono essere bravi antotipari, però si va 10 cm in fuori gioco, si sta 10 cm in gioco, cioè è quella frazione che non diventa più calcolabile poi. E quando alleni la difesa contro questo tipo di palle? Che è uguale, si ripropone questa situazione qui, per cui quando la palla è a un metro dall'impatto con il piede bisogna essere già pronti per la scappata, l'impostazione, la postura delle gambe è già sulla scappata, cioè le punte dei piedi guardano già la linea
del fallo laterale, non guardano la metà campo, perché sennò la rotazione è completa e non arrivi mai. Vuoi uno che guida la tua linea difensiva? C'è qualcuno che dà ordini vocali di solito, no, o vanno in automatico? Di solito devono parlare tutti, cosa che noi si fa poco, però poi diventa difficile mantenerli allineati. Ad esempio il primo gol ieri racconta che non siamo allenati benissimo. No, ma è capitato quest'anno a Roma, questo è un argomento che volevo toccare in effetti, perché è capitato questo, poi il gol lo faremo vedere, è capitato quest'anno a Roma ogni tanto di trovarsi con questa linea un po', sembra quasi che i giocatori non riescano o non vogliano, perché si fidano molto delle loro qualità, forse anche di recupero, ma non ha se uno che può recuperare 2 metri quasi a tutti gli avversari. Faccio un po' meno. Rudiger però sì. Rudiger sì. No, noi abbiamo avuto, se si può chiamare complicazione, o forse abbiamo avuto quel ritardo di non aver potuto lavorare con tutta la linea difensiva nel periodo estivo della preparazione, cioè è lì che si hanno, quando stai quei 20 giorni insieme, quel mese insieme, c'è da lavorare e poi c'è da recuperare. Nei recuperi sta in campo a fare quelle cose particolari che sono riservate per queste intese, dove non fai fatica fisicamente ma metti insieme poi quella che deve essere una compattezza di reparto o le intuizioni di assieme, insomma. Ecco. Non ce l'avevi, Fazio è arrivato tardi, quindi con un'altra linea difensiva. Arrivò Juan Jesus nei giorni di Pinzolo. Bravo, è arrivato Juan Jesus nei giorni di Pinzolo. Era solo Manolas sostanzialmente. Sì, anche lo quindi stesso Mario Rui è arrivato in ritardo, per cui in quel periodo lì tu perdi quei giorni di lavoro, perché poi quando cominci a giocare, e spesso noi abbiamo giocato anche la partita frasettimanale, per cui non ce l'hai mai tutti, perché quelli che hanno giocato debbono o bene o male lascia stare le gambe per un giorno e mezzo, e insomma diventano delle complicazioni che quest'intesa si posticipa un po'. Su questo che Sarri pretende di lavorare 20 giorni in ritiro con la squadra, tutto insieme? Sarri è il più forte di tutti sotto questo aspetto qui, ha fatto vedere proprio nel, diciamo, sul collettivo, che ha inciso moltissimo, come ho detto prima, lui fa, ha ragione ad essere un po' dispiaciuto di essere arrivato terzo, perché effettivamente la sua squadra ha giocato un grande calcio, ecco. Secondo me l'ha giocata anche la Roma, sì, sì. Non, no, però l'ha giocata anche la Roma. L'anno scorso mi piace poco quando continuo a parlare di questi rigori, anche se è un collega bravo e se è un grande amico, perché io con lui piace poco, perché noi l'anno scorso siamo arrivati a un punto, lui è stato bravo sul finale di campionato e noi nel periodo che ci sono stato io, cioè nel tutto il girone di ritorno, abbiamo avuto solo un rigore, mentre loro ne hanno avute diversi di più. Questo è un bel abbraccio. È bello, perché poi c'è lui che è il capocannoniere del campionato, per cui va dato merito anche a lui. Va dato merito, soprattutto a lui, perché poi ieri c'ha... Che aveva l'anno scorso di diverso rispetto a quest'anno? È il lavoro che avete fatto sul campo che l'ha aiutato? Ma secondo me è quello... Che inizialmente, quando hai detto ma se io ti domando delle conferenze stampa, è un pochettino quello la sintesi poi. Cioè lui... Cioè la pressione che arriva anche da queste cose? Sì, perché quando poi succede che per esaltare una situazione troppo se ne appiattisce un'altra, è una cosa che si verifica. Allora tu prendi delle posizioni affinché siano possibilmente esaltate più di una, perché ne hai bisogno di più di una di soluzione. Lui l'anno scorso si sentiva quello un po' più appiattito di tutti, ecco. Ma senza citare niente e nessuno, quindi poi è proprio una chimica che si verifica dentro lo spogliatoio. Quest'anno, quando ha riniziato, poi io l'ho peggiorata, perché arrivando ho fatto delle scelte diverse, per cui però era quello che stava forse un po' peggio di altri da un punto di vista psicologico. Ci avevo da palleggiare, ci avevo da fraseggiare, ci avevo da comandare il gioco. Allora gli altri probabilmente erano più adatti per questa richiesta, per il momento che stavamo attraversando, e invece quest'anno ho fatto una scelta diversa fin da subito. Tu devi stare con me, io stai tranquillo, ho bisogno dello striker, ma tu stai con me, mi fai vedere che poi
All'inizio un pochettino, qualche volta gli ho dovuto dire qualcosa, ma sono giochi proprio per cercare di stimolare. Quando poi lui ti risponde, come è successo un paio di volte, è segno che hai raggiunto l'obiettivo perché l'hai un po' colto nel segno e l'hai stuzzicato. Quanto ha inciso Guardiola per gli allenatori del calcio Ci sono moderno? moltissimo perché ora. Cioè, c'è un prima e un post Guardiola per gli allenatori? Sì, ci sono stati degli allenatori che hanno lasciato il segno, Sacchi, prima di tutti lo stesso Zeman per questi tagli, per questi attacchi alla profondità, questi qui sono tutta roba del suo calcio anche, cioè il taglio sull'attacco alla linea difensiva, sullo spazio dietro le spalle della linea difensiva. E poi ci sono varie tipologie di provenienza di questa palla qui e c'è più la, diciamo, la complicità dei due elementi a capirsi, ecco, il tempo, il decimo di secondo di Guardiola, tempo. che cosa, la Guardiola sua è rivoluzione stato qual è? bravissimo a fare questo fraseggio, palla sui piedi. E ogni tanto quando guardavo il Barcellona dicevo, di Guardiola dicevo, esagerano questa palla sui piedi perché poi gli devi andare anche dietro. Lui insisteva anche quando aveva già creato tutto lo spazio Possibile. per chi voleva e invece lui Lo rispettava. continuava con questa palla sui piedi. Poi ho capito perché vengono ancora di più, perché poi li fai faticare gli altri, cioè, Corrono sempre dietro. cioè correre dovendo lavorare dietro al ragionamento dell'altro è una fatica enorme. Correre dovendo poi fare i metri su una mia scelta è molto più facile. Per cui l'hanno preso un po' tutti. Il gioco di Sarri è un po' quello lì, il Bayern anche di ora, di Ancelotti, insomma, l'hanno preso tutti perché questa superiorità, la Sampdoria di Giampaolo, che è un altro grande allenatore, l'Empoli di Martuscello, che poi gli è andata male, ma per lunghi Viene da tratti una del buona scuola. Viene campionato, eh? da una buona scuola, Martuscello. Sì, ha avuto loro come scuola. Anche il Sassuolo Il di Francesco. Chievo, il Sassuolo di Francesco è un po' più zemaniano, nel senso che quest'Italia punta profonda, punta che attacca gli spazi soprattutto, gli esterni che vengono contro e che tagliano e questa continua intercambiabilità delle posizioni fra centrocampista e punta esterna, uno va fuori e apre sotto e punta esterna viene in tre quarti dentro, punta esterna viene incontro sulla palla del terzino, centrocampista che parte in bandierina, che fa questa corsa in diagonale sopra la punta che viene sotto, è una cosa che ti ammucchia, poi ti devasta perché se non sai bene scambiarti l'uomo, poi ti ritrovi il mediano in bandierina a fare il terzino, ti ritrovi il centrale che deve rincorrere lungo la fascia, insomma, diventa un macello. Detto tra allenatori, Non c'è nessuno che c'è. potrebbe essere l'allenatore giusto per la Roma di Francesco. Si era Tra detto di allenatori. parlare. No, ha detto domande solo da allenatori. Vabbè, allora guardiamo i video. Però poteva, Zeman ha detto non gli consigliava di venire alla Roma. Vabbè, Secondo me è un tranello questo qui. allora come Gianni è un risponde? tranello? Come Anche risponde? Gianni dice, guarda, Gianni è più È furbo di me, un tranello. è un tranello. Ma hai detto questa la potevo fare? Vabbè, Domani, andiamo. questa si fa domani Perché domani fa la conferenza, però conferenza, vabbè. domani a Allora, mezzogiorno. vediamo il video. Questo è un certo Totti che dà questa palla, mi Quel sbaglio? ragazzino lì, Quel sì, ragazzino lì. Che quel ragazzino lì queste palle ce le ha già nella no, culla, probabilmente. ce l'ha. Allora, prima di tutto, vedi, lui le gioca anche dall'esterno. Mentre questa è una palla da giocare da qui a qui e lui ce la mette, o da qui a qui, è una palla trasversa che è dentro il campo, lui la può giocare anche dall'esterno con i piedi che c'ha. Questo è il suo marchio di fabbrica, cioè dare seguito o fare la scelta perché è questa poi la sintesi. Ogni palla giocata sui piedi ti dà tre o quattro soluzioni. Lui prende. Lui non guarda la linea poi, No, non guarda non niente, guarda non mai la linea. guarda mai. Però quando la palla va a lui, sono talmente abituati gli altri che tanto lui la gioca di prima e ti inventa qualche cosa e sanno che lui ha questo potere di guardare dove non vede. Cioè io ora vedo te e racconto te. Lui guarda il tuo collega che mi riprende in questo, dice ma no, vede me, non c'è verso. Invece guarda lui e poi la palla la mette là. Questa cosa si insegna? Come
o no? Questa cosa si insegna, se ne parla, meglio, se ne parla. È stato portato per esempio diverse volte nei video perché è diventato Totti, perché ha questa intuizione qui. Cioè, però l'anticipazione. Genio, talento, è roba che c'hai DNA. No, è roba difficile perché è proprio sistematico e nelle tre o quattro scelte, quando il Joey parla sui piedi che ha, lui sceglie sempre la migliore. Cioè, tu hai, la do a lui, la metto lì dietro, la passo. E lui sceglie tra le quattro, già scelto. No, tra le quattro già scelto, sceglie la migliore perché c'è il seguito poi a quella che è la sua scelta di sicuro, oltre che il gol, perché Dzeko ora, quando ogni volta aveva palla lui, andava là, anche perché c'aveva il guadagno. Bellissima festa però ieri. Bellissima festa, meno che male bellezza. Che abbiamo visto la... C'era il rischio che non si sarebbe festeggiato forse. Ma come fai a far venire una festa bella così se poi il risultato è diverso? Sarebbe stato un dispiacere proprio per la sua festa, meno male. Cioè, ha detto una cosa bella ieri sera agli spogliatoi, poi ha detto forse può darsi pure che ho sbagliato qualcosa con lui. L'hai detto no, vedendo anche quel sentimento così forte ieri che hai visto allo stadio? No, io non importa, io l'ho subito questo sentimento, per cui in quest'anno e mezzo io me lo ricordano tutti. questo che abbiamo visto allo stadio ieri me l'hanno presentato tutti, mi è stato presentato un conto che io da un punto di vista di allenatore poi devo fare delle scelte e che secondo me, come viene usato anche da voi, viene usato anche da me per dare poi degli stimoli alla squadra o come ho detto prima, che di questo fatto dell'esaltazione, cioè lui non l'ha subita perché se l'è guadagnata sul campo questa esaltazione, perché lui è stato campione anche di quella Roma che ha vinto dove c'erano tanti altri campioni, che è lì il vantaggio vero, capito? In una Roma dove poi di campione ce n'è qualcheduno di meno e che subiscono quello che è il morso di allenare in una piazza così importante con una tifoseria, con uno stadio come ieri, perché c'è qualcuno e tu lo fai giocare in quello stadio lì, all'ultimo scalino dell'Olimpico, Ciampa, come era un po' con Emerson all'inizio, come probabilmente Dzeko in alcuni momenti non riusciva ad esprimersi e vedeva tutta questa passione, questo amore, ora ma è tranquillo. Questo amore non si poteva sfruttare in maniera diversa, non si poteva usare sapendo che c'è tutto questo amore nei confronti di Totti, che lo sanno anche quelli che entrano a Trigoria, perché molti sono venuti a giocare in passato. Ma ti riferisci a me? No, dico in generale, parlo in generale. Secondo me noi ci si è lavorato su quello che è stato poi il contenuto proprio Totti in generale, ecco, che ha Totti nella possibilità di distribuire poi le qualità che ha in funzione dell'affetto, dell'amore. Cioè io fino a ieri all'ora di pranzo ho comprato 40 biglietti, pagati 40 biglietti da regalare perché non gli potevo dire di no, che sono una bischerata, però sono sempre 40 biglietti, no, sono una bischerata. Ma di amici tifosi di altre squadre che siccome Totti non gioca più volevano venire, volevano esserci e poi a un certo punto poi la biglietteria non ce l'aveva più e poi ero sempre lì, perché ora con questo fatto di personalizzare i biglietti io li capisco, se fosse una roba imbarazzante, perché io mi sono proposto a fare qualcosa di simile questa settimana e non lo faccio più, insomma è stato un esercizio difficile. Eccoci! Abbiamo chiesto alla nostra Giulia Sulis di chiedere alle persone che incontrava per strada un pregio e un difetto di Spalletti. Vediamo che cosa hanno detto. Sono io lo so che Dio quando mi incontrano. Vediamo un po'. Ma vediamo. È un difetto su Spalletti. È pelato come me. Calvo. Bello. Bello, sì. È un piccolo uomo. Toscanaccio. Io sono laziale, io mi tiro fuori. Difetto testardo, pregio deciso. Punto.
Ottimo allenatore a livello tattico, scarsa personalità. Sei mai stato in prima linea? Spalletti è un grande studioso di calcio, essendo anche preparatore atletico. Fa girare bene le sue squadre. Non c'è motivo di far parte del gioco se non vuole raggiungere i suoi limiti per poi superarli. Pregio che è tignoso, difetto che è permaloso, però è al tempo stesso anche determinato. Se si parla di obiettivi, quelli sono limiti. Non si vogliono vincere tutti. Una persona che ha il sale sulla zucca, come si dice a Roma. Infatti. Pregio, la capacità di amalgamare la squadra. Difetto è presuntuoso. Pensa di essere un allenatore vincente quando non credo che abbia vinto così tanto, soprattutto in Italia. Facile rispecchiarsi nel bello, nella cosa importante, nel numero, nel titolo. Un pregio molto sicuro di sé, un difetto molto sicuro di sé. Tutto chiaro? Cristallino. Pregio sicuramente che sa leggere le tattiche, è una persona molto meticolosa. Difetto è che c'ha un po' le fisse sue e si blocca. E tarda un pochino a fare le sostituzioni. A volte fa scambi che non dovrebbe fare. Tanto qui chiavo cruda, chiavo corta. Siete tutti gran fida della c***a. Gestisce la rosa in modo un po' anarchico. Le cose saranno un po' diverse da queste parti. Dovrete lavorare. Dovrete migliorare. Voi dovrete cambiare. Presuntuoso. Preparato. Troppo buono. Pregio che è bravissimo. Difetto parla un po' troppo. Pollocotoico alle interviste. Inopportuno certe volte nelle sue dichiarazioni. Si crea problemi da solo. Non ha importanza, hai fatto una bella stagione. Ma non è quello che ricorderò, giusto? A me mi piace come allenatore, sì. A me mi è molto simpatico. Forza Spalletti. È un grande. È un bel personaggio che rimarrà comunque nella storia del calcio italiano. Bella. Bella, carina. Sì. Carina, molto carina. Rimarrai nella storia del calcio italiano. Ci sei già. E diverse definizioni vere. Molto. Ci sei ritrovato. Anche tua moglie direbbe la stessa cosa. Sì, mia moglie è una persona buonissima che mi rispetta su tutto, mi vuole bene, per cui diventa più facile. Ma ti capita di notte di pensare alla tattica, alla cosa, che è una mossa che devi fare il giorno dopo, ti alzi e vedi un video, una cosa? Stanotte mi è preso un crampo, sono stato lì, aiuto, mia moglie, che è successo, perché mi ritornava il film del finale di partita dove non riuscivamo. La corsa che hai fatto all'esultanza. La corsa, come fai io? Questo gol è tutto, cioè noi siamo qui per questo momento, per questo gol da un anno e mezzo, insomma, ecco, questa è la. Non avremmo fatto neanche l'intervista, mi sa. No, assolutamente no, perché allora, se non si diceva. Torniamo a vedere qualche immagine. Questo è un Roma-Pescara. E questa è questa palla guidata, riportata indietro, riporto in buco, per cui quando la riporti verso il centro di campo i difensori tendono a salire, vedi? Come tu la palla la riporti dietro, fanno tutti così, lo insegnano a Coverciano, per cui si adattano tutti salire. A far così. Sì, però perché l'importanza del contromovimento di Dzeko in questo caso è fondamentale. È chiaro, è fondamentale perché sa che quando sul riporto, qui l'ha toccata due volte e ci ha guardato, per cui è già un segnale, loro vengono su e lui va verso la porta, vedi? Sono tutte e due in ritardo nella salita. E lui invece ha i tempi giusti per andare su quando mette palla. Questa, anche è questa è più difficile da superare per come mette la linea difensiva in Italia, secondo te, come allenatore? Quelli che ci lavorano, le difese che sono lavorate bene si vedono. È una, mi viene in mente Sarri, per esempio. Sarri è più bravo a fare tante cose, però anche la Juventus, la linea difensiva, di quelle che hanno questa capacità di muoversi d'assieme, di capire le intenzioni. Quei tre lì sono tre clienti scomodissimi, cioè magari tu li trovi anche messi male, però poi sanno benissimo trovare la soluzione di aiutarsi e di fare reparto. Sempre il Chievo, la Sampdoria, l'Empoli sono quelle che ti stanno un po' più addosso, perché poi è la sintesi di quello che cosa vogliamo fare. Perché? Perché difesa che ti aspetta un po' di più si gioca in tre quarti, difesa che ti può stare addosso si chiama fuori, però poi gli si va dietro le spalle. Deve essere capito questo è il concetto di base. È un merito di uno che è venuto fuori quest'anno con questa evidenza, ma ha già lavorato bene in passato, mi riferisco a Gasperini e all'Atalanta. La caratteristica della sua Atalanta che ti ha colpito di più? Hanno uno strapotere fisico tutti i calciatori dell'Atalanta imbarazzante. Io sono andato a vederlo la penultima partita a Empoli,
cioè una corsa in tutti gli elementi, un metterla uomo contro uomo sui 100 metri che diventa difficile, perché poi è proprio questo strapotere fisico che hanno nella totalità che ti crea problemi. Lui ti segue quasi sempre a uomo per il campo, cioè ti crei buco, dici poi ci vado, sì, ma ci riarriva più prima quello con cui che ti marca, perché poi hanno corsa, recuperano posizioni, la mettono sulla continuità per 90 minuti, sulla corsa prima, e gli allenamenti suoi, perché poi tanto un po' le cose si sanno, dicono questo, che lui faccia anche delle partite a tutto campo, dei minutaggi di partite a tutto campo, 7 contro 7, proprio per ampliargli quelli che sono gli spazi che bisogna coprire, quella che è la metratura che ogni elemento deve coprire in una partita. È già statistica, però lui te la allarga ancora. 7 contro 7 sul campo grande? Sì. Bella esercitazione. No, bella esercitazione, sì. Okay, sì. Se non hai quelli che fanno 100 metri in 12 secondi diventa difficile. Vediamo ancora qualcos'altro, c'è anche qualcosa del Napoli, mi dicevi. Sì, no, queste sono due giocate che sono da riprendere, poi da mettere insieme al Napoli. Ancora la camera tattica, dall'alto. Sì. Anche questo è un riporto in buco, perché la riporta dietro e poi la mette là dietro. Qui arriva, questo è il gol di Salah, ma è la specialità di Calegò del Napoli, perché poi riusciremo a vedere, anzi Simone, vedi la velocità? Guarda, subito. Tac. Cioè lui va sempre o dietro il terzino o fra il centrale e il terzino. Guarda, guarda la battuta dei piedi di Calegò quando parte con questa palla qui. No, la battuta dei piedi, scusa, falla andare normale. Guarda come si prepara. Hai visto? Fa quei 3 o 4 passettini. La frequenza su dove? Su lui che la tocca d'esterno. Come la tocca d'esterno, questo è il segnale che lui deve partire. Se ne può vedere 7 o 8 di questi gol qui, non uno soltanto. Sì. Vediamo in alto. Eccolo qui, 1 e 2. Eccolo qua. Tac. Lui va sempre là dietro. Cioè questa secondo me l'hanno imparata in tanti, non vorrei svelare una validità, ma gli si vedono diversi gol. Eppure sono talmente, vedi quando aumenta lui, perché lui, torna dietro scusa, perché questo può essere, a questo punto lui potrebbe anche decidere di prenderla sui piedi, perché è talmente staccato l'uomo che andargli a attaccare lo spazio a 10 metri di distanza è anche un controsenso. Ma sono talmente abituati a fare questo che anche nella difficoltà la scelta è quella dove mi sono preparato, capito? E la scelta è quella che io conosco. E lui fa gol così. Tu al tuo calciatore gli spieghi, glielo fai vedere, ce lo fai preparare e ci si prende gol. Perché loro si sono esercitati tutto l'anno. Tu ti eserciti in un allenamento o due. Il tutto l'anno ha un valore superiore all'allenamento ai due. Eccola, questa è quella che dicevi di Juan Jesus, che ha intuito sì, la palla di sì, no, io Juan Jesus ce lo metto volentieri, perché è un ragazzo perfetto. Allora, vedi qui come loro preparano questa palla, ne avevamo parlate, vedi come preparano la palla, guarda Calegon come va a attaccare, lui già si mette con la postura giusta a guardarlo, a cercare di leggere la situazione. Juan Jesus. Insigne sterza sull'esterno, perché tanto fa così, e allora lui stacca, lo guarda e va a prendere la palla laggiù, perché tanto sa che non viene a prenderla sui piedi, perché il rischio qual è? Se tu stacchi, lui finta lungo e la viene a prendere sui piedi, ma tanto fa così, perché lui ha preso il vantaggio di questa giocata qui durante questi due campionati, per cui Juan Jesus ci va, stacca, non fa questa mezza giravolta contraria, ma avendo questa postura qui attacca lo spazio con questa postura qui, va laggiù sulla caduta, anche se lui è più in velocità, portiere tagliato fuori perché non ci arriverebbe, e va a anticiparlo poi. Beh, lui si abbassa di fatto, cioè lo... Sì, la vorrebbe toccare, perché c'è il rischio di far fuori gioco, il rischio di fare autogol, perché è talmente vicino alla porta, questa deviazione diventa complicata, perché la palla è bassa, non è alta dove stacchi e la butti fuori. Poi invece ne avevamo un'altra, sempre con Simone. Ok, questa era?
Ah sì, questo è il gol dell'anno scorso al Napoli, la qualità del palleggio. Qui c'è un errore, ma qui c'è un... si recupera. Però poi, stop, però poi quando tu nel fraseggio fatto bene li ammucchi così in un settore ristretto del campo, poi per loro riuscire a riaprirsi per tentare di farti del male non è facile, perché devono passare quei 4-5 passaggi, 3-4 passaggi stretti che ti permettono di riprendere le distanze, se no tu sei in grado di risoffocarli subito, di risaltarli addosso. Guardiola, e quello che si diceva prima, è questo qui. Questa è una squadra dove si viene tutti a prenderla sui piedi, è una squadra che aveva delle qualità superiori a questo esercizio qui, perché c'è dentro Mire e c'è dentro Seydou, perché sono due maestri, che sono due maestri di palleggio, del palleggio corto e fraseggio corto. E infatti questo è un gol che assomiglia molto a quello che è il Napoli attuale, che sono tanti tocchi nello stretto, uno va, uno viene. Qui c'è un cambio di gioco dall'altra parte che insomma è diventato difficile poi andare a ricomporre di là, perché e Maicon hanno paura a attaccarlo, perché se no lui lì era solo. Qui si rifraseggia stretto un'altra volta sui piedi, perché Maicon non ci aveva, poi non gli bruciava. Francesco palla sopra perché sono venuti a prenderti. Momo del guardo dove non vedo, perché lui vede Laura, ma in realtà guarda qui perché sa che c'è, vedi? Senza neanche guardare. E lui la piazza. E questa è stata una grande... Una Roma alla napoletana, questa sarebbe. Una Roma quasi sarriana. Sì, no, quasi. Sarriana. Vabbè, so che un po' meglio in questo so specifico... Che tanto, però. Tu stai sì, uno scambio continuo di informazioni. Io sono andato a vederlo, è passato un periodo dove non allenavo, sono andato a vederlo perché ce ne sono tanti, soprattutto che poverini lavorano ancora nei dilettanti, che hanno voglia di stare lì a consumare le ore studiando e tirano fuori delle cose interessanti. Tu non usi droni però per... No, perché ho anche l'ansia ad averlo sopra, se una volta ne casca uno e prende... Prima di tutto fa anche un po' di rumore. Che disturba. E poi con le telecamere posizionate come si hanno noi ora, e Simone poi riesce da una telecamera bassa a fartela vedere dall'alto, perché poi è uno che è un campione su questo. Ancora due domande. Da allenatore, hai un rimpianto che ti porterei dietro? Che non hai vinto il campionato. Io immagino cosa sarebbe, avendo visto la festa di Francesco ieri, che cosa sarebbe vincere un campionato qui, ecco. E a proposito di Francesco, secondo te che farà adesso? Francesco, da un punto di vista mio, gli va fatto fare assolutamente il vicepresidente. Non me ne vogliano i direttori, i Pallotta in questo caso qui, però dico quello che è il mio pensiero schietto, e mi sembra che anche lui abbia l'idea che questo lo gratificherebbe, perché poi per me è un azzardo dire così. Però lo dico perché anche parlando con lui, a lui questo incarico farebbe piacere, è un incarico corretto, giusto per quella che è la sua storia, per quello che è il suo valore, per quella che è la figura che la Roma può ancora utilizzare di Francesco. E poi l'ultima domanda è quella di cui ti avevo parlato all'inizio, e tu ne hai fatto cenno poi durante l'intervista, ma se non ci fossero state le conferenze stampa quest'anno, per te sarebbe andata meglio o peggio? Come allenatore sempre. No, le conferenze stampa sono importanti, perché poi si mandano dei segnali che lo spogliatoio assorbe, sono fondamentali. Poi alla mia conferenza stampa, la prossima sarà importantissima, perché gli dirò che siamo in Champions. Grazie.